Capitolo 10. L'incantesimo. Mimmi, trovato l'abbiamo. E vai! Esultò l'eterea e quasi disincarnata Bella Bè. Ora non ci resta che recitare insieme le parole contenute in questo manoscritto per porre fine alla terribile pandemia. Replicò il microscopico Virù, che nel frattempo aveva srotolato quell'antichissima e polverosa pergamena recante un insolito e misterioso messaggio. Fate due brinchi, calciati a sei forte, tre giravolte e ribaltate la sorte. Un saltello a sinistra, poi uno a destra, muovete le braccia e dirigete l'orchestra. Piegate le gambe, muovete il bacino, saltate di scatto davanti al vicino. Urlate a gran voce, il miracolo avviene, la magica frase andrà tutto bene. I nostri protagonisti saltellarono, volteggiarono e si dimenarono per ore ed ore senza sosta, nel disperato tentativo di raggiungere la perfetta sincronia dei movimenti. Dopo molteplici tentativi, falliti miseramente, stanchi e abbattuti, decisero di riposare un po' prima di ritentare ancora. Sono sicuro che questa sarà la volta giusta, disse Virù cercando di darsi coraggio. Bella Bè, dal canto suo, si limitò a fare i dovuti scongiuri e a sperare che quel maldestro virus, con due piedi sinistri, fosse finalmente riuscito ad azzeccare i passi. Ma contro ogni più nefasta previsione, il microscopico Virù e la cerulea Bella Bè danzarono con straordinaria maestria e mirabile leggiadria. Sembrava che i loro corpi si fossero fusi in un unico essere. A ben guardarli, pareva quasi che Roberto Folle e Carla Stracci fossero entrati in loro e stessero mettendo in scena l'ultimo atto del Lago dei Macigni. I due improvvisati ballerini portarono a termine quella primitiva e sacra danza propiziatrice in modo impeccabile. E quando pronunciarono all'unisono la fatidica frase «Andrà tutto bene?», inaspettatamente accadde qualcosa di straordinario. Dinanzi ai loro occhi si materializzò un'ignota entità. I due poveri sventurati rimasero immobili, terrorizzati e ammutoliti. Sarebbero voluti scappare a gambe levate, ma non potevano. C'era in gioco il destino dell'umanità. Così Virù prese coraggio e con voce tremante domandò: chi sei? Mi chiamo Soggul più Fosti e siete stati voi a crearmi, quindi in un certo senso siete i miei genitori, rispose quello strano essere mentre li stringeva con forza contro il suo corpo, cingendoli con le sue nerborute e muscolose braccia. Oh, Ishinto, ma chi te se ne rendi? Tu non assomigli né a me né a questo impiastro di germe. Come fai a dire che sei figlio nostro? Lo apostrofò Bella Bè, che nel frattempo si era liberata da quella stretta energica e soffocante. Beh, è semplicissimo, lo capirebbe anche un bambino. Ad ogni modo ve lo spiego. L'antica formula magica che avete pronunciato ha fatto sì che io venissi generato, ereditando le qualità migliori dei miei creatori, cioè le vostre. Sono quindi per metà virus e per metà linfocita. Da te, papà, ho ricevuto aggressività, pericolosità e astuzia. E da te, cara mammina, la forza di un leone ed una eccezionale attitudine militaresca. Virù e Bella Bè si ritrovarono così, d'emblée, inconsapevoli genitori di un essere grande e grosso, del quale conoscevano a malapena il nome. Avrebbero voluto approfondire la faccenda e soffermarsi più a lungo a riflettere su ciò che era appena accaduto, ma non c'era più tempo. Vieni con noi, Soggul più Fosti. Sei l'unica nostra speranza di poter sgominare
una volta per tutte l'armata dei terribili e feroci virus Minnafutto. Durante il tragitto ti forniremo maggiori dettagli su ciò che sta accadendo agli umani. Fu così che i nostri protagonisti e il loro sedicente figliuolo si misero in viaggio verso la città di Murumuru per elaborare un piano di guerra che avrebbe, forse, posto fine alla pandemia e riportato la pace sulla terra.